parte mia e di tutta la redazione di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con il nuovo decreto che entrerà in vigore nei prossimi giorni, è in fase di conclusione quello che è il decreto previsto per le feste natalizie e quasi tutta l'Italia passerà in zona arancione, nonché il divieto di spostarsi tra le regioni fino al prossimo 15 di febbraio, con Lombardia e Sicilia che potrebbero essere le prime regioni a finire in zona rossa nel 2021. Ecco perché nelle prossime ore una nuova stretta è prevista per evitare proprio che il nostro paese possa raggiungere i livelli che si vedono in Germania e in Gran Bretagna, che prevedono essenzialmente come unica alternativa il lockdown generale. Le ultime modifiche al DPCM sono state illustrate dall'esecutivo nella riunione con regioni, comuni e province, che è stata preceduta da una premessa del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha detto: non si può sottovalutare la situazione, dobbiamo lavorare insieme per evitare una nuova ondata del virus. Dunque non è previsto alcun passo indietro con queste restrizioni, che verranno confermate già con il coprifuoco dalle 22 alle 5, la didattica a distanza per le superiori al 50% e l'inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni introdotte con il decreto approvato lo scorso mercoledì. Dunque con l'RT o con un livello di rischio alto o con un'incidenza di 50 positivi ogni 100.000 abitanti e con un rischio moderato si va in arancione, con un RT a 1,25 scatta automaticamente il passaggio in rosso, anche perché comunque gli esperti già conoscono quelli che sono i dati che verranno analizzati poi dalla cabina di regia. Ecco perché in base all'ultimo monitoraggio sono solo 6 le regioni che probabilmente resteranno gialle, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta, tutte le altre in arancione e, come vi dicevo, Lombardia e Sicilia molto probabilmente la rossa. Se però a rischiare per la Lombardia sono i numeri, quella per le restrizioni più dure in Sicilia è stata proprio una richiesta voluta dal governatore Nello Musumeci, che è stata accolta dal ministro Speranza. Però qualche modifica c'è stata: il divieto di spostamento era stato inizialmente fissato per il 5 di marzo e invece verrà diminuito appunto al 15 di febbraio. Fino a quella data invece ci sarà la regola che consente una sola volta al giorno e per un massimo di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni conviventi, di andare a trovare parenti o amici nella regione se è gialla o nel comune se si tratta di arancione o rossa. E sempre fino al 5 marzo ci si potrà spostare nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km e mai nei capoluoghi di provincia. Il governo ha poi confermato il divieto di vendita da asporto per i bar dalle ore 18, che però è stato fortemente criticato dalle regioni. Il presidente della conferenza Stato Regioni Stefano Bonaccini ha detto: questo provvedimento non porta alcun tipo di vantaggio sul piano della prevenzione, anzi rischia di creare ulteriormente problematiche a settori già fortemente colpiti dalla pandemia. Durante la riunione era stato il ministro Francesco Boccia a rispondere, comunque sottolineando che l'esecutivo avrebbe mantenuto questa norma per evitare casi di movida, ma che naturalmente si sarebbero messi al lavoro per cercare in qualche modo di limitare soltanto le vendite di alcolici. In realtà queste modifiche non sono previste nel DPCM. Inoltre, per quanto riguarda l'apertura degli impianti sciistici, se ne riparlerà dopo il 15 di febbraio. Chiuse infine anche palestre e piscine al pari di cinema e teatri. Tornano invece le crociere ed è stata confermata l'apertura dei musei, solo però nelle regioni a fascia gialla e nei giorni feriali. È un servizio ai residenti, ha detto il ministro Franceschini, un primo passo, un segnale di riapertura per il futuro. Ultimissima, con il decreto si introduce anche la zona bianca, dove le uniche restrizioni sono il distanziamento e l'uso della mascherina, però i parametri sono particolarmente stringenti. C'è bisogno di 3 settimane consecutive con un'incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti e un rischio particolarmente basso, dunque ci vorranno dei mesi prima che una qualsiasi regione vi si possa trovare.
Contagi Covid sul piano nazionale sono 17.246 nuovi positivi, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, con 522 vittime. Entrambi i casi sono in aumento rispetto alla giornata di ieri. I tamponi processati sono stati 160.585. Il dato qui invece è in calo rispetto alla giornata precedente. Il tasso di incidenza è del 10,7, in aumento di 1,7 punti percentuali rispetto a ieri. Invece sono 2.557 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in meno dell'ultima giornata, mentre invece per quanto riguarda gli ingressi nei reparti ordinari è di 164, con 23.110 persone attualmente ricoverate. Torna ad essere la Lombardia la regione con il maggior incremento di casi Covid, ben 2.587 nelle ultime 24 ore, seguita poi dal Veneto, che ne ha fatti invece registrare 2.076. In Campania invece sale al 9,42% il rapporto tra positivi e tamponi, contro il 7,44% della giornata di ieri. Il bollettino dell'unità di crisi segnala su 13.728 test processati 1.294 nuovi contagiati, di cui 127 con sintomi. Sono 41 i nuovi deceduti, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 31 in precedenza, ma che sono stati soltanto contabilizzati nel più recente bollettino. I guariti 760, mentre invece per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, lieve discesa delle terapie intensive: su 656 posti ne sono occupati 104, mentre invece su 3.160 posti di degenza ordinaria, 1.365 ne sono quelli occupati. L'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale del Principato di Monaco per accertamenti in ambito cardiologico. La notizia è stata confermata dal suo medico personale, il dottor Zangrillo, che ha spiegato di aver deciso lui il ricovero dell'ex premier per un problema cardiaco aritmologico. Sono andato di persona a visitare Berlusconi, ha detto Zangrillo, e ho disposto questo ricovero perché non ho ritenuto prudente affrontare il rientro in Italia, e dunque è stato disposto appunto il ricovero nella città-stato del Principato di Monaco. Ci spostiamo ora a Napoli perché un medico ha cercato di inquinare le prove, e per questo il giudice per le indagini preliminari del capoluogo partenopeo, al termine delle indagini di carabinieri di NAS e della Polizia di Stato, ha deciso di aggravare la misura cautelare del medico che, da interdizione della professione medica comminata lo scorso 3 novembre, si è trasformata in arresti domiciliari. Si aggrava dunque la posizione del dirigente medico di Napoli, Raffaele Tortoriello, che a detta degli inquirenti della procura lucrava sui malati di cancro. I carabinieri hanno eseguito questa ordinanza proprio a seguito dell'aggravamento della sua posizione penale. Secondo quanto emerso dalle indagini, il medico in più occasioni avrebbe cercato di inquinare le prove raccolte a suo carico per episodi di concussione e malasanità. Il primario accusato, infatti, di alcuni episodi di concussione a danni di alcune pazienti affette da neoplasie al seno, dopo aver prospettato d'urgenza un intervento chirurgico, le induceva a sottoporsi ad operazioni a pagamento in un'altra struttura sanitaria. A Caserta sono 195 i nuovi positivi al Covid in terra di lavoro, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. Come potete vedere dalla grafica in sovrimpressione, ci sono 1.924 tamponi processati per un tasso di incidenza del 10,13%, in aumento di ben 3 punti percentuali rispetto alle 24 ore precedenti. Ci sono oltre 280 guariti, 286 per la precisione, che portano la diminuzione di 102 attualmente positivi in provincia. Aumentano però ancora i deceduti, 11 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i comuni che fanno registrare il maggior numero di positivi, al primo posto Maddaloni con 236, seguita da Mondragone con 206 e Caserta con 185.
Chiudiamo con il calcio, niente allenamento per il Napoli, una gradita sorpresa a Castelvolturno perché il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso ha portato tutto il gruppo a pranzo ad Ercolano, alle pendici del Vesuvio, per un momento di unità e soprattutto per ricompattare il gruppo in vista dei prossimi delicati impegni, in particolar modo considerate le ultime prestazioni non particolarmente esaltanti. Una scelta importante dell'allenatore calabrese per ritrovare le energie e voglia di fare risultato che sono fondamentali in questo snodo, in questi primi giorni di gennaio, con il Napoli che sarà impegnato in prima in campionato contro la Fiorentina nel lunch match di domenica delle ore 12:30 e poi in Supercoppa nella finale del Mapei Stadium contro la Juventus. C'è però una brutta notizia per gli azzurri, perché il tampone molecolare cui si è sottoposto il calciatore nigeriano Victor Osimhen ha dato nuovamente esito positivo, dunque il calciatore è ancora positivo al Covid e dovrà continuare il periodo di isolamento. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio alle ore 13:30. C'è il nostro Prima TG. Da parte mia grazie per averci seguito e arrivederci.